Eccoci ancora in diretta da Montevarchi per questo 12° trofeo, appunto città di Montevarchi. Qui con noi accanto il sindaco di Montevarchi, la signora Silvia. Buonasera. Buonasera. Devo ringraziare tutta questa realtà perché ogni anno questo trofeo per noi è molto importante, particolarmente sentito, richiama grandi campioni, quindi per noi è un onore naturalmente come città ospitarlo e poi vedere tanti appassionati che regolarmente vengono ad assistere con attenzione a questo evento. Quindi sono felice di essere qui a premiare intanto i terzi classificati. Ogni anno per noi è un'occasione per far conoscere la nostra città e per renderla partecipe ad un evento così importante nel mondo appunto del biliardo. Noi siamo sempre ben contenti tutti gli anni di venire a giocare questo bellissimo, bellissimo torneo e gli faccio premiare il primo terzo classificato che è David Martinelli. Poi l'altro terzo classificato che ha perso la semifinale contro l'altro finalista di Caterino è Luca Lucchetti, sempre premiato dalla nostra sindaca di Montevarchi. Allora io la ringrazio della sua graditissima presenza. Grazie a voi, buon proseguimento, ora c'è la finale, quindi è il momento più atteso. Esatto, quindi la finalissima che vedrà impegnati Matteo Gualemi e Giuseppe Di Caterino la potrete seguire tra pochi minuti. E Di Caterino sta terminando la prova biliardo, l'abbiamo un po' disturbato, sicuramente sarà una bellissima finale, quindi rimanete collegati. Eccoci ancora collegati in diretta per questo atto finale del 12° trofeo Città di Montevarchi. La finalissima vedrà impegnati al tavolo Matteo Gualemi e Giuseppe Di Caterino. E già una nota di merito quindi a Giuseppe Pino Di Caterino della SD Figlinese di Figline Valdarno, che da prima categoria è riuscito in un'ottima impresa, quella di arrivare in fondo alla finalissima di una gara regionale Open 150 d'handicap, 150 specialità italiana con handicap di categoria, alla formula di questo 12° Gran Premio Città di Montevarchi. Ci sta guardando anche una super campionessa. Lei no, la Ianne Cinzia Erroi, grande Cinzia. È quasi tutto pronto, se ci dai le immagini del tavolo vediamo a che punto sono. Di Caterino ha completato la prova biliardi, adesso pochi tiri per Matteo e Matteo dovrà pagare un cospicuo vantaggio, mi sembra, Di Caterino, ora non sono sicuro, ma sono nell'ordine 16%. Dei... Sì, nell'ordine... 4% ai nazionali, 4% ai master e 8% alle prime, quindi 16% il vantaggio. Secondo me è qualcosa di più, adesso lo vediamo, sono curioso, forse secondo me parte da 24 meno. Scusami, da professionista nazionale 4%, da nazionale a master il 4%, da master a prima categoria l'8%, quindi il 16%. Allora, cerchiamo di sistemare bene il punteggio mentre Gualemi sta ultimando gli ultimi tiri, ma dovrebbe essere quasi tutto pronto per questa finalissima. Abbiamo seguito una semifinale davvero intensa, quella tra Gualemi e Martinelli, in cui abbiamo raggiunto un audience, Gianluca, davvero impensabile. Vi ringraziamo perché davvero eravate quasi 300 collegati in diretta. Sì, e questo ci fa tantissimo piacere, tra l'altro, perché... Sì, diciamo che la scelta di tornare a dare il biliardo in diretta, come era stato un paio di anni fa, con questi ascolti forse è stata una scelta azzeccata. Sì, abbiamo... perché vedere comunque i propri beniamini toscani, e non solo, perché non ci segue soltanto la Toscana, no? Però per i toscani vedere i beniamini in diretta, magari non potendosi spostare e raggiungere le sedi di gara, è comunque una cosa positiva anche per le sale che ospitano lo streaming, perché ricevono, così come l'ASBA Montevarchi oggi, ricevono comunque una forma di pubblicità, anche perché poi le condivisioni totali
o le persone che seguono e hanno visto anche soltanto per qualche secondo la pagina Facebook sono state veramente migliaia. Mi hai dato il valore dei contatti? Sì, allora abbiamo avuto praticamente 50.000 persone che hanno avuto l'opportunità di vedere il post grazie anche alle vostre condivisioni che vi rinnoviamo ancora di fare per cercare di avere più utenti possibili a vedere questa finalissima. Ed è tutto pronto, è Gualemi che gioca con la biglia bianca, i due nomi andranno invertiti, in questo caso Vittor Hugo sei stato un po' sfortunato, avevi il 50% di probabilità di previsione, meno 24, il Senti vantaggio là. Che deve pagare Gualemi a Di Caterino, ecco qua, tutto perfetto. E quindi sicuramente è una prova per il campione europeo in carica, in cui dovrà stare molto attento, perché Di Caterino si è dimostrato davvero un avversario ostico fino adesso per tutti, perché non ha perso nessun incontro e lo sarà anche per Matteo Gualemi in questa finalissima. E guarda un po' come si presenta con questo 2-3 che sfiora il castello, però bellissima uscita da parte del giocatore tesserato per il CSB Figlinese. Bricolla adesso per Gualemi. Guardavo addirittura, ci stanno seguendo da Londra. Accidenti, abbiamo... Addirittura abbiamo seguo da Londra, questa diretta è una fortuna per noi. C'è anche dal Regno Unito, in cui la patria del biliardo non è proprio questa specialità, ma è lo snooker. Prima occasione per Di Caterino per cercare di prendere un po' di vantaggio. Purtroppo per lui la fallisce, la prende troppo grossa. Braccio un po' rigido per Pino in questa esecuzione. Sicuramente avvertirà la pressione di una finale. E Matteo Gualemi invece, che gioca sicuramente con pressione, ma gioca per vincere, per fare due volte primo in una settimana, perché a metà settimana, diciamo nella giornata di mercoledì, ha vinto la seconda prova del torneo dei principi del biliardo in finale con Massimo Caria, quindi qualora facesse primo anche oggi sarebbero due primi in una settimana, che insomma non guastano, diciamo così. Intanto apre le marcature, prima col pallino su quella bricolla, adesso 4 punti anche sul castello per Gualemi su questo giro. Sponda bilia per Di Caterino, che forza questo ingresso, trova il rimpallo. E rimane di un traversino in cui Gualemi dovrà alzare le antenne dell'attenzione, che non è un traversino semplicissimo. Vuoi farti un giro per l'Europa? Anche da Berlino. Addirittura, anche da Berlino, Maurizio Calvani, lo salutiamo. Salutiamo ci seguono gli amici italiani all'estero. Allora, vediamo come decide di batterlo Gualemi questo traversino. Da come brandeggia di misura. Decide di giocare solo la gialla, sfruttando anche la posizione del pallino per trovare interferenza. È riuscito a marcare 4 punti, però forse qui Di Caterino ha lo spazio per giocare lo sfaccio. Allora, di solito a cose normali è un brillantissimo colpitore, Giuseppe. E ce lo fa vedere. Non sto parlando a caso. Capolavoro di Caterino su questo sfaccio di palla grossa ed effetto. 13 punti per lui. Sono i primi punti che riesce... Non semplice questa esecuzione, perché l'affrontava sdraiato praticamente sul biliardo, ha arricchito molto la palla battente con l'effetto a sinistra, palla avversaria che ha sviluppato in modo conveniente sui birilli. Bravissimo. Ancora 28 punti il margine tra i due giocatori. Sì, qui realizza 2 punti Gualemi su questo angolo, poteva marcare anche di più. Certo, non era garantito una difesa stretta, difesa che risolve con questo sponda biglia di Caterino, ma forse leggermente corto, tanto da lasciare un giro scorrente a Gualemi. Sì, colpevolmente corto, qua Giuseppe la forza di questa esecuzione è ben altra, bisogna allungare la biglia quasi a sponda corta, soprattutto quando l'avversario è distante da sponda. Giro per Gualemi. Buono il bilanciamento delle forze. Probabilmente evita anche di pagare lo sponde biglia, o qualora ci fosse questo sponde biglia è da ricavare.
Soprattutto la biglia sottosponda per Di Caterino, che ha un po' anche qualche problema nello sganciare perfettamente l'effetto, però lo apre benissimo Di Caterino, 4 punti. Di Caterino che sta mandando il segnale a Matteo Gualemi che non sarà affatto una finale scontata per Gualemi. Esattamente. Mantiene il vantaggio, anzi, ha aumentato leggermente. Gualemi fa una cosa qui stranissima. Riesce a prendere palla di prima. Gli è partita corta, quindi ha girato subito. Ma sai, relativamente corta, non so se sarebbe stata molto corta. Corta, dici? Vediamo se morde ancora Di Caterino, questa raddrizzata di seconda intenzione, solo 2 punti. Però ottima la conduzione della palla battente che lascia praticamente attaccata alla sponda corta. Qui Matteo potrà andare solo ed esclusivamente all'esecuzione di una difesa. Saluti che ci giungono anche dalla Svizzera e poi da un posto che abbiamo molto, molto caro, perché è la sala di Riccardo Nuovo, e quindi un abbraccione al nostro Ricchi nazionale. Quindi visione Gualemi alla ricerca del pallino da 4 e di una difesa occhiale. Qui ha rischiato tanto Matteo di lasciare il traversino. Certo, una divisione impeccabile questa per il campione europeo in carica. Ci dovrà andare di 2, veloce. Sulla grossa ad appoggiarsi al pallino da 4, questo nei sogni sarebbe la cosa migliore. E lo fa in modo brillante Di Caterino, vediamo la forza, probabilmente leggermente timida, ma vediamo se arriva, e arriva. No, arriva in difesa e anche bravo, molto bene, bravo Giuseppe. E su questa palla ti dico, qualcuno ha parlato. Finisce per Ashimbene, incomincia sì, con la N. Qui davvero, questa è una palla che sono contento di avergli insegnato a Pino, perché non ce l'aveva bellissima. E sono contento che l'abbia migliorata così tanto, gli faccio i miei complimenti. 28 punti di vantaggio per Di Caterino. Gualemi deve raggiungere ancora la luce, così si dice, si trova ancora a meno 7, così ci rimarrà dopo questo tiro, perché è un tiro che Gualemi gioca solo in chiave difensiva, rischioso, perché si poteva pagare uno spondabilia. Comunque l'ingresso c'è. Per ragioni commerciali non l'avevamo più potuto salutare, ma oggi lo facciamo, quindi un abbraccio e un saluto a Marco Storino, Marco Gam di Art Deco. Sì, diciamo che su Fibis TV siamo un po' più legati per quanto riguarda i saluti a coloro che hanno un'attività commerciale intorno al tavolo verde. Però Marco con noi si è sempre dimostrato assolutamente squisito, ci invita sempre in Calabria, non siamo potuti ancora andarlo a trovare, ma lo faremo Marco, lo faremo. Un abbraccione grande a te e a tutti gli amici di Cosenza. 4 punti per questo scatolino per Gualemi, che si porta a meno 3. Adesso risposta o di gancio oppure di parabola di bricolla per Di Caterino, va a controllare quanto stacca la biglia bianca da entrambe le sponde. Vediamo per cosa decide, sicuramente più facile la conclusione di schiaffo e penso che si diriga verso quest'ultima. Diciamo che va anche l'ingresso di 2, però per trovare i birilli avrebbe dovuto alzare la stecca. Esatto. Qui rimane forse leggermente lunga. Adesso giro, mano sul panno, anche se c'è tanta distanza tra le due biglie per Gualemi. Però in una posizione ottimale dove si può fare una difesa centrale con la gialla forza della corta opposta. È partita lunga a Matteo. Ma è un filo lunga questa palla, perché se non la è giusta, è questa la forza della mezzeria. È andata al centro perché ha fatto i larghi. Esattamente. Con questa forza poteva sbilanciarla la palla, poteva ammorbidirla un filo di più e tutelarsi con la forza della corta, la diagonale c'era. Di effetto buono sembrerebbe affrontare questo tiro di Caterino. Schiaccia la biglia avversaria, fa 3 punti. È tutto sommato. La biglia bianca e il pallino procedono a braccetto verso il quadrato inferiore. E qui Gualemi, vediamo cosa sceglie. Vede la corta. Penso che giochi il giro di scambio. Giro di scambio.
ancora lunga gli è partita, un filino lunga rispetto alle intenzioni. È anche vero che il pallino qua gli poteva offrire, come di fatto gli ha offerto, protezione. Si allargava lo specchio del castello sul lato destro del tavolo. E con questo saluto chiudiamo il cerchio, perché arriva un saluto, adesso siete tantissimi, mi è scorso via, dall'Argentina. Argentina, dove adesso sono le due del pomeriggio. Andiamo oltre oceano. Oltre oceano, sì. Ci sta guardando anche l'Albertone nazionale, come lo chiamiamo noi, Albertone Putignano. Che ci manca in queste gare, Alberto. Devi ritornare a fare anche le gare regionali, territoriali anzi, scusami, ad handicap. Vediamo se si salva su questa smezzata di Caterino, concede due punti a Gualemi. Sì, con un po' di fortuna riesce a interporre il castello tra le due biglie. E adesso sulle tre sponde Gualemi forse ha questo pallino che gli fa un po' ombra, infatti si dirige verso le cinque. Cinque sponde mi piace di più anche come arrivo, come diagonale di arrivo sull'avversaria. Sì, ci sono più porzioni favorevoli rispetto a un 3. Sì, diciamo esattamente, diciamo che di... Si viene più dall'angolo e quindi... A tutti i doppi o a 9 birilli sarebbe più bella la difesa fatta dal 3 sponde, ma all'italiana c'è meno possibilità di copertura. Matteo va largo e lungo e quindi ci sarà un traversino a una passata e mezzo di calcio per Di Caterino. Ecco, vedi, parlavamo di questo traversino. Questo sono d'accordo. Ma era abbastanza simile. No, era più distante. La vedevamo dall'altra telecamera. Probabilmente ma era abbastanza vicino. Ingannato. Cioè, così tiro di 1,5. Era abbastanza vicina alla biglia avversaria al castello. Me lo precisa molto bene Di Caterino. Sì. Vediamo se anche se il sfrutta anche aiuta la posizione del pallino. 8 punti per lui. 32 Bravissimo. A 5. Ottima la prestazione del giocatore figlinese, ma casertano di origine. Tu a mo' di 3 adesso per Gualemi. Tercetta il pallino da 3. E non si salva Matteo. E adesso guarda che opportunità per Di Caterino per prendere ancora più vantaggio. Qui non deve badare troppo alla rimanenza, ma deve cercare... la strada per realizzare è un po' ibrida. È un po' ibrida, sai, secondo me Giuseppe sceglie il calcio per cercare di mantenere il gioco. Eccolo lì, guarda. No, carica. Io sì. Potrebbe non essere una scelta, ma se fa 10. Ce l'aveva di stretta. Se fa 10 ha ragione lui. E soprattutto se trova queste tre passate e mezzo perfetta questa esecuzione, bravo. Bravissimo di Caterino. Pensavo che non ce l'avesse di stretta. Ma pensavo che dovesse essere obbligato a andare di sfaccio, capito? E allora muovi troppo. Secondo me ha fatto una gran bella cosa comunque. No, è stato veramente preciso. Giuseppe ha fatto pagare subito l'incertezza a Gualemi, che adesso va al volo di 2. Bella questa domanda, qual è l'età dei due finalisti? Dell'88 Matteo Gualemi? Dell'88 Gualemi di Caterino glielo chiederemo quando è finita la partita. Sì, perché esattamente non una cinquantina d'anni andare a venire. Raddrizzata a disposizione di Caterino, palla grossa ed effetto. Qui l'ha presa scarsa, si muove. Mosso. La presa scarsa perché non gli è partito l'effetto a destra. Però non è rimasto malissimo, No, tutt'altro, anzi. Rimasto a vista in una conclusione in cui Gualemi non avrà sicuramente... Gioca l'angolo di terza. No. Gioca la stretta ad andare avanti. No, fantastico Gualemi. Per pochissimo non fa una cosa strepitosa. Giocato la stretta di passaggio, per niente davvero. Non... Con questa diagonale è una cosa difficilissima fare questo tiro. C'è una porzione Secondo me meglio di così non,
non avrebbe potuto farla perché rischiava tantissimo il rimpallo subito. Ma certo, a farla di prima? A farla di prima, no, di prima no, ma fare anche passare un po' più vicino al filotto di prima e ma fare no, poi il filotto prendi, di seconda un rischio era quasi impossibile. Di Caterino si scompone un po', buon per lui. Che prende praticamente la strada delle sei sponde strette, cambia i quadrati alle biglie. E qui Matteo dovrà tirare fuori una super palla qualora decidesse di battere il giro. Gira tutto biliardo, non semplice. Parte una smorzata eccezionale. Già farlo così è di una qualità assoluta per Matteo. Bravo Matteo, anche se non ha realizzato niente, ma avere controllo di entrambe le biglie con questa forza, la forza della corta, ma già una nota di merito tutto notevole. Biliardo. E qui non ha a disposizione la garuffa di Caterino. Cerca la garuffa di parabola. La garuffa di parabola, difficilissima. Perché rischi questo. Rischi questo, sì. E se la prendi troppo grossa rischi questo, che la tua biglia faccia l'angolo e vada dentro il castello. Però guarda che tutto sommato mi sa che malissimo non gli è andata, perché non so se vede la porzione pulita. La vede? Secondo me sì, adesso attendiamo di ritornare live, ma secondo me sì. Ma... Più che altro è quel pallino, ma ha disfascio, dicevi. Ora non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Secondo me qui Matteo gioca il pelo di biglia a appoggiarsi da tre. È quello che ti dicevo. Stavo terminando, dico. No, pensavo che il pallino a memoria fotografica, mentre passava il replay, fosse un po' più spostato. Invece, infatti, gioca il 3. Sì, sì. Il 3 per forza. Finezza estrema per andare sopra al pallino con la gialla, tutto perfetto, bravo Matteo. Bravissimo. Gioco forza deve andare vicino all'angolo, quindi diventa una palla che è attaccabile, diciamo prendibile, non è una steola feroce ma però sulla non aveva strada, altre strade. Sulla strada del 5 comunque c'è pallino, quindi deve andare dalla lunga. Addirittura allo specchio, magari Matteo si doveva concentrare a cercare di cancellare questa sponda questa lunga di destra. Lasciando solo quella di sinistra che comunque è più distante, quindi offre un minor bersaglio. Però non è che possa fare chissà che adesso di Caterino, deve schiacciarla da... Addirittura ha provato lo sponde biglia. Non era facile questo sponda biglia d'effetto buono. E tutto sommato, guarda, rispetto alle tante posizioni dove poteva lasciarsi. Qui di prima Gianluca... C'è in entrambi i modi, di prima sicuramente distribuisce meglio. La giocata a rientrare, però questo è il pericolo. Qui di terza sarebbe venuta. Vediamo se l'impatto col pallino regala una gioia a Gualemi, direi proprio di sì. Che non so se ha realizzato il rosso. No. Ha realizzato 5 punti, però insomma. Vista la presa di palla, una discreta. Adesso non so se Matteo ha scelto. Dalla steccata mi sembra più una steccata in candelare. Sì, 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 perché l'ha trattenuta. Certo. Ora, da quell'angolazione con l'avversario meno così distante simile, da sponda, è molto simile alla steccata, esatto. Duomo di tre di Caterino per Di Caterino. Chi deve cercare il 4 probabilmente. No. È troppo vicino all'angolo. Che trova rimpallo. Trova rimpallo e non si salva. Adesso occasione molto più nitida della precedente, della stretta da manicomio che ha tirato prima. Sì, qua la stretta convenzionale a spostarsi in angolo con la battente nell'angolo di qua sinistra. Qua è difficile mettere a posto, cercherà di marcare. Tre corse, probabilmente. Eccola qua. Contenere il rientro non è affatto semplice. Infatti è difficile trovare difesa. Gualemi già a marcare 10 ha fatto un'ottima cosa. Bisognava che gli contasse i giri di 2,5 per rimanere dentro. Sì. E poteva perdere poi l'obiettivo principale, che era quello di marcare e ridurre i 20 punti di svantaggio. Esatto, non riesco a capire se Matteo è rimasto lungo di 2,5 o corto di 3. Qual è stata la sua? Secondo me è rimasto un po' lungo di 2,5, ma non ha badato molto a queste 2,5. Sai che questa riarriva sotto nei birilli?
Eh sì, però si sposta verso il lato sinistro. La forza. E qui Matteo gli lascia andare questo striscione matematico. Però è impostato, mica tanto, è impostato stretto. È impostato stretto, secondo me qua Gualemi gioca il giro. Ci sta, vediamo. No, no, qui Gualemi gioca il 7. Aia, si è spostato un attimo però. Si è spostato. La forza è buona, sul largo però fa pallino. Pallino. Esatto. Addirittura a parte potrebbe passa, fare stevola cinese. Passa di fianco al pallino. Ci avevi provato, a un'altra delle tue previsioni, tipo pulmino di gatti neri. No, no, pensavo fosse passato troppo vicino al castello per marcare quel pallino in angolo. Però. Dov'è che l'ho tirata fuori il pulmino di gatti neri a San Vincenzo? Sì, infatti sarebbe anche il caso che tu smettessi. No, beh, ho detto che ha una onlus, socio. Chi perde il controllo di Caterina su questa raddrizzata, buon per lui che rimpallo non va spinge, stra bene in questa posizione. Non spinge la sua biglia verso il castello, ma anzi gli fa marcare anche il pallino da tre. E qui sono curioso della scelta di Gualemi. Forse giocherà questo pallino da tre, giocherà solo la gialla. Siamo orientati di calcio, sai? No, no, pallino da tre. Un po' la prospettiva sfalsata e lo gioca un gran bene. Eh sì, una ottima difesa per Gualemi. Adesso ci sarà più di qualche grattacapo per Di Caterino per andare a prendere questa biglia. Forse di due a qualcosa, disinteressandosi chiaramente della misura, perché a cercare e trovare palla. Eh sì, ma guarda, anche spingerla giù, questa non è che... Bisogna vedere quanta corta vede. Lì è una battuta molto prossima al primo diamante. Non tanto. Giocherei quindi quasi a scendere. Ecco, trovare questa forza era difficilissimo. Ecco, più forte di così avrei tirato. Cioè l'avrei cercata, sì, ancora, proprio... cercare ancora più lunga. Sì, sì. Sono d'accordo, anche perché sforzare una misura sforzeresti lì un terno all'otto. Sfaccio per Gualemi, che si trova attardato di 18 punti, e qui fa l'errore che non doveva fare, prenderla scarsa. Sì, anche ne perché consegue... probabilmente non quadrerà nemmeno. Infatti ne consegue il fatto che ha realizzato solo due punti, ma più che altro lascia la stessa opportunità a Di Caterino, che avrebbe messo la firma per battere questo sfaccio, ma soprattutto per subire solo due punti da Gualemi. Filotto che precisa molto bene Di Caterino. 8 punti. E adesso... è chiave la forza, perché se è corta paga steola. Se arriva... paga steola, sarebbe anche una steola non molto semplice. E adesso Gualemi, che sembrava cercare di prendere e aver trovato il bandolo della matassa, è praticamente deve ricominciare tutto da capo, perché... ha sempre quei 24 punti di svantaggio, che è l'handicap che ha dato la categoria Di Caterino. Tanto ricama questa steola. Sì, che di sponda era tutt'altro che semplice. Tutt'altro che semplice. Vede. Quindi palla, però. Ha fallito l'occasione dell'aggancio e Di Caterino ha cerca di riscappare via. E momentaneamente ci sta riuscendo. Gioca anche lui il pallino da tre, delicatissimo, perché la battente corre pericolosamente verso il castello, non c'era proporzione per questa esecuzione. No, anche perché per realizzare il pallino da tre avrebbe fatto bene o male la stessa corsa verso il castello, la gialla. Certo, esatto, era una soluzione di mezza palla e non poteva trattarla più di tanto con l'effetto. Le corse non sono proprio uguali su mezza palla, però insomma si rischiava molto. Qui striscio fisso Gianluca. Io giocherei striscio in questa situazione. E così fa anche Gualemi, che marca 5 punti. Vediamo l'impatto col pallino. Si mette di fianco e non gli va propriamente dietro. E forse uno spiraglio ce l'ha Di Caterino. Se vede palla, secondo me qua Pino deve tirare l'angolo. Però sta andando a vedere la porzione dello sfaccio. Secondo me vede ancora la porzione dello sfaccio. Infatti sta puntando di effetto a destra.
e gli leva l'otto, vediamo se passa dal rimpallo. Era difficile non trovare rimpallo facendo i birilli di prima. Vediamo dove termina la corsa, la gialla. Un po' di brivido per sì. Di Caterino, che comunque distanzia ancora Matteo di 27 punti questa volta. Ne ha guadagnati altri 3 in questo passaggio. Fisso per Gualemi. A girare di tre sponde con la palla battente. Di leggero effetto, vediamo se evita il rimpallo. Lo sfiora, ricamo di Matteo Gualemi, esecuzione da brivido. La chiave di questa esecuzione è stata nel diminuire l'effetto, leggerissimo era l'effetto da attribuire alla battente. Io quando vedo una conclusione così, che a noi pare difficile, sembra uno stracapolavoro, allora un carambolista te la fa con una facilità. Sì, perché sanno dove sono i punti di rimpallo. Vabbè, ma come noi conosciamo a carte invertite, dove noi conosciamo i punti di rimpallo di seconda e terza passata, loro probabilmente certo, li ignorano, cioè sono anche schemi, no? Sì, sì. C'era una cassetta dell'arte del biliardo, chiaramente con ospite il grande, grandissimo Marco Zanetti, che spiegava un pochino quali erano le linee di rimpallo più convenzionali sulla situazione di carambola tre sponde, la situazione classica. Una è questa sicuramente. Bricolla adesso per Di Caterino, anche se vede... Non si deve lasciare invogliare secondo me qua Pino dal giro, deve stare sull'esecuzione di Bricolla, su un'esecuzione in controllo, ancora un buon margine. Sì, perché sul passaggio difensivo al rimpallo, sicché passaggio difensivo gioca senza effetto, ma qua praticamente la forza è rimasta nella stecca. Vediamo l'esecuzione di Gualemi, se porta le biglie nel medesimo quadrato di giro per creare delle difficoltà di Caterino, per indurla all'errore in una posizione ibrida. Eccolo qua. Io che Matteo fa molto bene, realizza 6 punti. Perfetta. Trova anche una steola cinese. Bravissimo Matteo. Motivo dell'esecuzione è un po' quella che vi ho detto. Innanzitutto diventa più facile eseguire il giro con questo tipo di esecuzione, ma soprattutto vuole ingabbiare, secondo me, Di Caterino, lasciandogli esecuzioni a vista un po' più da concepire, un po' più di esperienza. Non trovi? Invece di lasciargli... Sì, esecuzione a vista che ha evitato di fare con Martinelli, ci ha detto... Sì, esatto. Quando detto, parlavamo di alcuni pallini da tre rinunciati... Ha detto il pallino da tre, se gliele metto tutte vicine lui inventa qualcosa e io intorno al pallino con Martinelli cerco di non giocarci. Sono state queste, ma guarda che bella esecuzione! Capolavoro bravo di Caterino, bravissimo! 10 punti, fantastico Di Caterino, fantastico, 10 punti, risolve di calcio questa posizione. Bravissimo. 79-54, è ancora Gualemi in svantaggio di oltre 20 punti. Lo respinge ancora. Qui porta... delicatissima questa steola, la deve prendere di calcio in finezza. La steola viene da sola, ma bisogna prenderla innanzitutto. E mamma mia, Gualemi la pela quasi in modo impercettibile e addirittura il pallino lo fa di 4 anziché di 3. Quindi l'ha presa proprio all'ultimo soffio questa. Qui deve intercettare biglia, è il primo imperativo per Di Caterino. Questo è un segnale importante, eh? Pensa tu se avesse mancato biglia. Concedendo 4, palla libera con possibilità di sfaccio e pallino da 4 in acchito. Quindi c'era pieno carre cavalli, come dice il nostro amico Auro. Quando si dice che il biliardo è un gioco di millimetri, qualche volta anche meno di millimetri, sì. Si parla di decimi di millimetro. In questo caso l'ha proprio sfiorata... Vediamo se la prende di terza, non la prende. E invece, anziché dare la biglia libera a Di Caterino, Gualemi si la prende questa biglia libera. Decide di non metterla all'acchito, quindi giocherà il filotto e pallino da 4 di 3 passate e mezzo. Importantissima questa marcatura per il campione europeo. Qui deve stare molto attento a marcare filotto.
far pagare l'errore a Di Caterino. Impatto non felicissimo sul pallino, però tutto sommato. Vediamo la forza. Ma tutto sommato questo impatto col pallino è stato abbastanza positivo, perché l'ha tolto dall'angolo, ha tolto dall'angolo la sua, nell'angolo ci ha mandato il pallino. Adesso può sì marcarlo di 2 a mo' di 3, ma deve essere molto preciso sull'entrata. Di può essere anche un pallino pericoloso, perché se arriva con troppo ingresso gli batte addosso veloce, può anche bere su questo, su questo pallino da 4. Deve cercare dalla grossa, quindi arrivarci piano piano. Batte subito davanti. Lo realizza lo stesso. Un 4 che in questo momento vale tanto oro quanto pesa per Di Caterino, anche perché ha allontanato le biglie. Sì. E Matteo, comunque, l'esecuzione che andrà a ricavare da questa posizione se la deve guadagnare, giocherà la raddrizzata. Tornare a pallino da 4, no, ce l'ha? No, non sulla penso destra del biliardo la battente. Questa era difficile, aia. Gianluca. Scarseggiarla si rimpallava, doveva stare proprio dalla grossa. No, al contrario, lui l'ha giocata dalla scarsa la palla e l'ha presa grossa. L'ha giocata allora di passaggio? L'ha giocata di passaggio, sì. Ah, e secondo me invece non l'ha giocata di passaggio, Gianluca. Dici che l'ha giocata grossa? L'ha giocata dalla grossa. Bisogna vedere quanta lunga... L'ha giocata dalla grossa, perché non la, se la gioca dalla scarsa non la può sbagliare di così tanto. Succede però scartando, giocandola dalla grossa scarti un pochino, dalla scarsa scarti con l'effetto, ci sta. Ma dopo glielo chiediamo, ma secondo me l'ha giocata... Qui l'impatto col pallino, scusami... Impatto da brivido sul pallino. Sì. Però termina la corsa praticamente in mezzeria, si espone a un traversino per Gualemi, e lasciare un traversino a Gualemi in qualsiasi situazione di punteggio non è mai un affare. Ti fai un po' male. Matteo decide di giocarlo di 3 corse di colpo in testa. Eh sì, con questo angolo è la posizione migliore, far passate dispari. Gioca in modo perfetto, perfetto. Niente da dire su questa esecuzione del campione continentale, anche se forse non ha difeso, ma filo corta, l'angolazione era proprio classica da 3 corse, un filino corta, ma però lascia una posizione che non è affatto semplice per Di Caterino. Qui il traversino se lo deve guadagnare a palla, lo deve scarsa. Giocare di 3 corse anche lui, perché sennò viaggia parecchio con la battente, deve portare la battente più verso l'angolo possibile. Addirittura fatta larga, vediamo l'impatto col pallino. Impatto col pallino che non produce altri risultati se non quello di rilasciare un traversino a Matteo Gualemi, che adesso ha messo la freccia e quindi può sorpassare Di Caterino o quantomeno appaiarsi a lui. Molto vicino a quota 100, quindi a 2/3 compiuti di partita. Ancora 10 punti per Gualemi. Questa volta la conduzione delle biglie è impeccabile. Trova anche una difesa d'occhiale fantastica per Gualemi. Quindi 94-90 e forse questa è una rimonta completata. La remontada. Gualemi che gioca per conquistare per la terza volta consecutiva, per la terza volta il torneo di Montevarchi. Non so se abbia disputato anche qualche finale persa. No, ma non penso. Di 2 di Caterino. Questa volta gli scappa un po' la battente, ma sembra forse arrivare, torna in difesa, arrivare. Sì. Ancora buono comunque l'impatto sul pieno della palla avversaria. Gualemi si china per vedere se ha a disposizione la porzione per l'angolo di prima di mezzo colpo. Non ce l'ha e quindi va di candela, di misura, senza effetto Matteo Gualemi. Non un impatto felice sulla palla avversaria. Bricolla a disposizione di Giuseppe Di Caterino. Sta cercando la porzione per il giro, vediamo se la trova. Eh sì, perché se c'è un millimetro. E più che altro se ci fosse stata forse l'avrebbe già tirata.
più si guarda e più che forse si va in errore. L'abbiamo detto prima, più la guardi e più c'è, e più vuoi convincerti che c'è. Sullo stretto potrebbe salvarlo il pallino qualora lo facesse stretto. Il piatto deve aumentare la forza. Vediamo se il pallino lo salva. Se però avessi... tutto sommato l'ha bilanciato bene, non occorreva il pallino gli poteva offrire allora, ancora per un po' marcarla di margine. Doveva tirare un missile. Un missile, sì. No, si sarebbe stretta ancora di più. In quella posizione? Sì. A parte va sulla scarsa, sì. Si sarebbe stretta ancora di più. Per farla la doveva smollare ancora di più. Ah sì, era il contrario, sì. Diminuendo la forza, però si può partire anche una cosa indegna. Sì. Il cosiddetto, sai come lo chiamava uno dei miei maestri, Enzo Garini? Ti doveva partire di mezzo colpo ripugnante. Ah. Allora, me lo disse una volta, come l'hai giocato questo giro? Di mezzo colpo ripugnante. Parisi tipo per 2 ore. Garuffa per Di Caterino. Al cuore del castello, bravissimo. 6 punti, passa vicino al pallino ma non lo realizza. E si mantiene a più 10. Il primo a raggiungere quota 100. Quindi ultima boa da 50 punti da compiere per il giocatore dell'ASD Figlinese di Figline Valdarno. Risposta di Gualemi sul largo, arriva come forza, bricolla a disposizione di Caterino. Chi deve stare molto attento alla forza, concedere un traversino a Gualemi non è sicuramente un affare. Forse la sala vede anche per un passaggio, Gianluca. Passaggio, sì. Con un pallino amico anche in quel passaggio. Ma lui mi sembra perplesso sul fatto se vedere, addirittura si orienta per, sta andando a vedere anche per il 5 di calcio, sai, infatti. Se decide di giocarla di calcio... Che tutto sommato sì, è l'angolazione migliore. È la strada migliore. Di bricolla dovrebbe fare una cosa incredibile. Quindi sceglie giustamente le 5. Questa non viaggia neanche male, Gianluca. No. Questa viaggia questa più che bene. È un capolavoro di Caterino. Mette a segno questa zampata in un momento... Due conclusioni consecutive di calcio davvero straordinarie per Di Caterino. 6 di Garuffa e questa 5 sponde che l'ho vista nascere bene. Sì. Infatti quando l'hai vista battere hai detto questa non viaggia male. La cosa buona di questo tiro è che la battente rimane, per Gualemi chiaramente, rimane al posto del rosso e quindi il rosso non lo può marcare, tra l'altro. Sì, ma qua deve impegnarsi anche per toccarla biglia, perché deve andare a una garuffa, è un po' strana perché da questa traiettoria non si tira mai, perché si dovrebbe passare dentro castello, c'è sicuramente qualche riferimento, però... Se vuoi lo diciamo. Sì. Dal rosso al primo, dal primo diamante appena sotto si batte intorno al 9 al 10 di massimo taglio, si finisce sul rosso. Solamente l'ha presa sullo stretto, Gualemi non ha fatto i birilli e quindi giro di scambio per Di Caterino che si trova a più 16 e se marca 8 può ritornare a quei famosi 24 punti di vantaggio. Sta larga. Questa è larga ma non larghissima per marcare il pallino da 3. Un largo che gli porta in dote 3 punti. Alla fine un giro preso anche questo. Vediamo che forza assegna Matteo a questo tiro, ma probabilmente il pallino da 3. Eccolo qua. Passa la parte vuota Gianluca. Sì, 2 punti li trova, ma qui pagherà gancio. 2 punti che... No, addirittura c'è ancora l'ingresso per il 2, sai. E qua, adesso ce l'ha Di Caterino questo pallino da 3 di Garuffa. Che ha un'angolazione anche migliore. Bravo, ha un'angolazione migliore. Sta andando a controllare se c'è l'ingresso. Ma l'ingresso lo deve vedere in funzione del pallino da 3, esatto. Lo deve vedere. Infatti stavo dicendo, e forse questa operazione lo potrebbe portare dalla parte sì. sbagliata del tiro. Lui deve pensare al pallino da 3. Sì, il suo castello deve essere quello, addirittura fa la cosa difficile. Lui proprio passa... Nella terra di nessuno, non realizza né birilli né pallino. Però penso che adesso il 3 sia cancellato per Matteo, che deve andarci di sponda palla a intestare al limite.
perché aumentando la forza è molto facile intercettarla di prima questa palla. Qui Matteo, se proprio si vuol prendere un rischio, tra virgolette, deve giocare il 3, ma dopo aver battuto sulla corta, quindi aumentandola dalla grossa. Sì, va, ci va a rispondere. Però secondo me non ha senso aumentarla, perché... Ah no, l'ha cercato, ce l'aveva, che tre birilli Matteo. Per Gualemi. Si riporta sotto 100 a 109. Questa fa male di Caterino, perché aveva ripreso un po' di vantaggio sul tiro precedente, è passato in mezzo a tutto e adesso qui è chiamato a salvarsi. Non è affatto semplice questa conclusione, la sceglie dalla corta, la scava in modo benissimo. Fantastico di Caterino, 4 di Caterino. Punti per lui, che capolavoro, che risposta di Caterino. Come sta giocando bene il nostro ex compagno di squadra. Sì, ha giocato veramente, sta giocando veramente un grande torneo. Non l'abbiamo seguito nelle altre partite, ma davvero una grande gara per Di Caterino. Vediamo qual è stato sognando il percorso di Di Caterino. Allora, ha avuto ragione nel primo incontro. Lo vado a cercare. Di Marco Marchi, poi di Massimo Donati, di Angelo Grimaldi, finalista l'anno scorso, del master Luca Lucchetti, e adesso si sta giocando la sua bella finale con Matteo Gualemi. E qui, se prende questo gancio Gianluca, può far davvero ancora una volta male a Gualemi. Vediamo. Entra ma non tantissimo, 3, 2, vediamo 5, se marca 3, anche 2, il pallino, forse rimane corto, però qui un tanta scomodità per Gualemi. Gualemi qua una deve buona fare conclusione. Qualcosa di bello. Una buona conclusione, qui Gualemi deve alzare la stecca, quindi andrà verso l'effetto che qui dovrebbe sbandare Gianluca, dovrebbe, la stecca. Dovrebbe sbandare, tutto sommato lo sbando lo porterebbe sul pelo di palla tirando l'ingresso, che non dovrebbe succedere un granché, verrebbe via. Forse meno complicata ragionandoci del previsto. Dico bene? Lui tira per fare l'ingresso massimo, se prende il filo di prima scappa via con la battente e lascia l'avversario a colla. Bisogna vedere che filo prende. Sì, se trova qualcosa se potrebbe trova anche rimpallare. Se trova il filo, sai che gioca qualcosa dall'alto. Dalla lunga? L'aveva visto. Sai che ha guardato la garuffa? È tutto brutto. No, gioca quello che ho detto io, eccolo qua. Mamma mia, che capolavoro, bravo Matteo. Sai che l'ha giocata quasi senza taglio questa? È per controllare la sbandata, sì, perché per l'angolazione che aveva e per come è entrato... Ha fatto i larghi, sì. Sì, quindi l'ha giocata quasi senza taglio. Proprio è indice di un effetto diminuito, hai ragione. Ha dato proprio un velo. Un po' gliel'ha dato per essere sicuro di non darglielo dall'altra parte, per non saltare nel mezzo. 115 a 104, una finale davvero avvincente. E gli ascolti, diciamo, premiano questo finale avvincente, perché siete oltre 250. Quindi avete quasi bissato il risultato della semifinale. E qui Di Caterino commette l'errore. Rimane corta, ha cercato troppo questa biglia piena e affrontando il tiro precedente su quella lunga pensava di averci preso confidenza, ma l'errore era un agguato. Su mezza biglia si lascia questo traversino che Gualemi gioca di seconda, di due passate e mezzo. Centra perfettamente il filotto e fa una misura stellare per Gualemi, tutto perfetto, con conduzione della palla battente molto vicino alla sponda, ingresso che ci potrebbe essere per Di Caterino, ma è un ingresso di tre sponde o di due da mettere la battente con le mani. È andata a vedersela bene Di Caterino, innesta la prolunga e quindi sceglie la bricolla. Effettivamente Di Bricolla ha un angolo migliore per l'entrata, deve stare un angolo più verso l'angolo. Deve stare attento a non prenderla di prima, eccolo lì l'errore. L'errore da questo. Sforzi.
Questa è la classica biglia di cui ti innamori anche in questo caso, perché cerchi l'ingresso massimo, tendi a perdere di vista il pericolo, che è proprio quello di impattarla di prima. E lascia un'altra traversina a Gualemi, che non vedeva l'ora di avere un'altra conclusione così semplice per mettere la freccia. E buon per lui che Matteo realizza soltanto 4 punti, sorpasso comunque compiuto. Gualemi avanti, 116 a 115. Caterino si china per vedere la battuta a sua disposizione per questo gancio, creerà la diagonale con un po' di parabola. Qua lascia Gualemi una conclusione che è una specialità della casa. Sì, lo scatolino. Qui sbagliarla sul largo aumenti tanto la forza, oppure può diventare un problema contro un giocatore della caratura di Gualemi, che c'entra molto bene questa garuffa, anche se forse fatto il minimo sindacale per i suoi livelli. Si sarebbe aspettato di più, Ritirerebbe volentieri, penso. Ci andava via l'immagine? Ah, eccola, ecco. Se ci ridai anche l'audio, scusami, della telecamera. Un piccolo problema tecnico. Siamo comunque ancora in onda, chiediamo alla nostra regia. Siamo in onda, abbiamo soltanto questa telecamera a disposizione. A quanto ho capito c'è stato un problema con la telecamera frontale. Cerchiamo di raccontarvi lo stesso questo finale di partita. Gualemi lascia questa biglia. Questa garuffa sullo stretto. Guarda un po' Gianluca, 118-117, un finale veramente thriller. Non chiederà alla biglia all'acchito con molta probabilità di Caterino, giocherà in questa posizione di sfaccio, più comoda sicuramente dell'acchito. Ma, tanto più comoda? Sì, sì. A me piace questa posizione perché ce l'hai proprio dipinta con l'avversaria nella mezzeria. E ora forse non riesco bene a giudicare. No, io mi sembra da vedere, sto cercando di orientarmi con i diamanti, però senza effetto. Trasportare subito di prima? Sì, così. Ah, ho capito. Sì, non avevo l'unica, visto bene l'angolazione. L'unica problematica è che vai a favore di pallino per Gualemi, ma insomma, pallino attaccato. Esatto, a 20 dalla lunga, esatto. non te ne devi preoccupare. Non è grossissimo. Avanti di Caterino 125 a 118, adesso garuffa per Gualemi. Comunque che dopo una finale tutt'altro che scontata. Eh sì, gliela resa dura e come, gliela sta rendendo anche dura, ancora dura di Caterina a Gualemi. Qui Gualemi deve trovare la difesa centrale, la trova in maniera fenomenale Matteo. La forza del campione nel momento giusto. Intanto eccola qua, ripristinata la nostra camera frontale. Questa telecamera. Qui Matteo i birilli non li ha neanche guardati. Sì, ha cercato sì. Questo occhiale per mettere in difficoltà Di Caterino. Momento si è sempre salvato su questa esecuzione. Ai ai ai. E qui complice una forza esagerata. Questa vola arriva dietro. Questa forza arriva sul 2 di testa ma non lo abbatte. Solo 2 punti per Gualemi, che però a biglia libera sceglierà l'acchito. Sì, diciamo scambio di cortesie, adesso tra i due giocatori una palla libera per parte. Gualemi sta andando a vedere di giocare il giro di passaggio, arrivo pallino 3. Ma adesso lo guarda e poi la mette al punto. Ma guarda che è bello questo arrivo. Sì, ma la mette al punto. Infatti. Io non l'avrei tirato neanche sotto tortura. Ma perché a te non piace scegliere oltre l'acchito? Perché tante volte me l'hai detto anche nei vari campionati a squadre che abbiamo fatto insieme, quando ho battuto soprattutto il giro di palla in mano mi hai sempre sgridato. Secondo sia me, che io l'abbia fatto, sia che abbia fatto la stupidata. Quindi sei un po'... Ma secondo me ha scelto bene così. Poi dopo può anche sbagliarla. Certo, gli è partita una steccata davvero
super super timida, si può anche dire quel termine che in Toscana usiamo spesso, poloffia o racchia. E qui ha cercato la bella cosa Matteo per cercare di mettere secondo me la sua biglia vicino alla sponda corta, per cercare di difendersi col pallino, e ha perso un po' l'obiettivo principale che era quello di marcare 10. Vediamo se gli risponde Di Caterino, deve controllare l'impatto contro quel pallino, se ci sarà, che si potrebbe anche non fare. Vediamo questo rimpallo. 8 punti, tutto sommato 133 a 120, gliel'avessero detto prima della biglia libera di Gualemi, avrebbe fatto le carte false, sì. Una pila di cambiali. Gualemi, giro, lunga 10 con la battente, quasi obbligato. 4 punti per Gualemi, vediamo la forza, se riesce a tornare in difesa. E sembra di sì, però opportunità offensiva per Di Caterino, con una mezza garuffa, con un'uscita molto prossima al primo diamante della sponda corta, quindi tutto sommato molto gestibile, molto attaccabile. 133 a 124 sullo stretto Di Caterino, diamo la forza. Leggermente lunga, ma non lunghissima, con pallino sul giro, sullo stretto passa il giro ad allargare. Però secondo me non ha la porzione per farlo stretto questo giro. Infatti. Bisogna vedere se la vede tutta da farlo stretto. Sai che non è una bella situazione a questo punteggio? No, è tutt'altro che bella. Tanto vediamo se condividendo il video arriviamo anche a 300. Quindi condividete il video. E infatti la gioca di calcio, ha cercato il pallino da tre anche e non l'ha bilanciata bene, e qui c'è un'occasione d'oro. Ha fatto la cosa difficile, entrare troppo. Qui Di Caterino, se dà la forza all'avversaria dell'angolo, stando appena scarso sulla bianca, può fare angolo e buca a buca. Già realizzare il castello qua, mettersi per primo vicino ai 140, sarebbe un'occasione davvero importante per Di Caterino. Secondo me, se pensa molto a metterla a posto, lo può fallire. Ecco, aumentandolo anche così, sporcandolo, sì, non un po', niente, non sporcandolo niente. Un po', non giocandolo proprio di fino, è importante per Di Caterino. Infatti così ha fatto, non ha badato a fare quella messa straordinaria, anche perché se ci pensi bene, qual è la messa straordinaria che può mettere in difficoltà Gualemi? Se gliele metti con le mani tutte e due nelle buche, forse. Esatto. Eccola lì. Però gli risponde così Gualemi, con altri 6 punti, al merito magari di Caterino di aver accorciato la partita. Sì, sì, assolutamente. Si è messa a meno 11. Qui però non è semplice questa uscita, perché è in una zona un po' neutra la palla. Al volo dalla lunga di destra? Io penso di sì. Anche perché mi sembra abbastanza obbligata. Sì, ecco, adesso che la vedo di qui ti dico che è proprio obbligata. Andarla a cercare di tre secondo me ha poco senso. Di tre hai un punto a prendere e tutto il resto a perdere. L'unica cosa che sul giro, se tu facessi il tre sponde di calcio largo sul giro a pallino, però 99 su 100 c'è anche girone. Però qui al volo può prendersi un pallino, che vorrebbe dire tanto. Esatto. Anche se è piccolo quel pallino, però attirarla un po', tra virgolette, nel buio, la puoi fare o di 3 o di 4 quel pallino. E soprattutto che è un po' un tiro di tensione. Ti garantiresti di allontanargli le biglie, se gli dai una buona forza. E qui sceglie, certo che se fa questo giro la mette in banca, certo. Però sono scelte, è una situazione di scelte. Questa è larga. Ma sarà tanto larga, Gianluca, ma questa mi sembra capolavoro di Caterino. Che palla gli ha trovato Giuseppe nel finale.
si porta a 143 contro i 130 di Gualemi. Gualemi e alla fine ha avuto ragione lui. Sì, sì. Cioè, diciamo che noi avevamo preso in opzione tutti gli errori. Poi in fondo abbiamo detto, chiaramente, se la fa, certo si mette davvero in una posizione di vantaggio incredibile. E i 300 sono arrivati e superati. Eccoli qua. Per questo finalissimo, il signore che è a 143 è Di Caterino, che sta attendendo il tiro del campione europeo in carica, Gualemi, che si trova a 130. La partita è a 150 punti. Gualemi deve giocare questo 5 sponde. Manteniamo questa telecamera anche sul finale. È sempre questa, Giuliana. Perché qua apprezziamo benissimo l'uscita. Ti passa molto vicino all'andata. Vediamo il ritorno sulla biglia, vediamo dove va la biglia gialla, passa al castello, capolavoro difensivo di Gualemi, che esce da una situazione veramente veramente difficile. E Gualemi butta l'ancora e trova scoglio. Eh sì, è arrivato a toccare terra. E qui difficilissimo adesso salvarsi per Di Caterino. Ancora di tre di calcio. Certo, pensa se sei Di Caterino, praticamente gli hai fatto un capolavoro, ti sei messo 143 a 130. E lui ti esce in questo modo. E lui ti esce così. Via, già che ci siete arriviamo a 400, allora. Allunghiamo. Diciamogli che ci sono ancora 50 punti. Sì. Diciamo che la diretta termina alle 9.30 anziché tra pochi minuti. Esatto. E qui va direttamente dalla lunga. No, tirerà il 3 di calcio probabilmente. 3 di calcio. Battuta molto prossima all'angolo. Però se la fa allarga rimane dritta a pallino forse. La lunga. E tutto sommato se arriva alla lunga, se arriva alla sponda è una buona uscita. Almeno io non ritirerei. Non ritirerei mai. Ma sai che è una bella uscita, ha avuto coraggio Giuseppe a dare questa forza in questo momento. E adesso Gualemi, lo sfaccio non penso ci sia. Mamma mia com'è brutta questa palla. Più che si guarda e più che non c'è. Gioca al giro di scambio? A tutto gas sotto? È per forza. Sì. Era facile farlo largo. Vabbè, questa forza. Vediamo cosa trova della corta. E mi sa che c'è il match point per Di Caterino. La vede? È andato... va a guardare quanto stacca, quindi la vede. Quindi, in teoria... Vediamo se si riabbassa. Se non si riabbassa, secondo me la vede. Andata a vedersi la porzione dello sfaccio. Sì, sì, quindi la vede, perché sennò si sarebbe riabbassato due volte. Vede palla, match point per Di Caterino. E qui la stecca non scorre. No. La stecca qui pesa un quintale. Peso specifico della stecca di Di Caterino adesso 2 kg. Due punti, la prende scarsa. Addirittura ce l'ha fatta prendere la scarsa. Quindi vediamo la dove si posiziona la sua biglia. E qui... No, non c'è lo scatolino. Ma però c'è uno sponda palla. C'è lo sponda palla, non semplice, perché comunque Gualemi ha la mano sul legno. Aiuto. Poi, si è messa... Poi dici che non ti devo dare del gatto nero. No, si è messa alla quota più brutta. Di I 5 punti a chiudere sono... Brutta. Una quota tristissima. Anche perché qui Gualemi può fare lo sponda biglia e legare la sua biglia alla sponda lunga. Quindi è un ottimo tiro per costruire 2-3 tiri di serie. Questo c'è. 4 punti per Gualemi. Punti va a 134. Però ha una c'è bricolla per Di Caterino. Non ha marcato benissimo l'effetto Gualemi, perché aveva paura di squarciarla, si doveva prendere una battuta superiore aumentando l'effetto, quindi non se l'è sentita per legare la sua biglia alla sponda lunga.
non era, è già una un'esecuzione di tutto rispetto. Sì, sì. Più alla milanese questa sponda. Bravo, giusto? Bravo. Aiuto, aiuto, aiuto. L'avevo vista partire un po'. Un buon Perpino che l'ha presa è piena, abbastanza grossa. Sullo scarso avrebbe pagato il traversino nei sogni. E qua c'è il pallino che è sul giro. Eh sì, qui è qui proprio. C'è stampato sul giro. Cioè, potrebbe uscire smollandola un filo, ma insomma, il fatto è, non è se c'è, è il fatto se lo prende il pallino, succede. Perché è molto in chiusura di Caterino. Qua sono problemi per Gualemi, anche uno striscio. Striscio di misura. Striscio di misura all'italiana, insomma, c'è da contare. È anche vero che qua Matteo è obbligato a fare qualcosa di superlativo. Tira il girone. Tira il girone, sì. Se girone carica, arriva pallino a 3. Non è obbligato, secondo me, questo tiro. Vediamo se passa dal rimpallo. Dal rimpallo passa. Fa un autentico capolavoro. Gualemi, vediamo, Gualemi. 8 punti. Passa vicino al pallino. Si mette a 142. Il ma colpo che palla del che campione. Che il palla colpo che del ha fatto campione. Gualemi. Che palla ha fatto Gualemi. Non si arriva dove è arrivato Matteo a caso. Qui ha tirato fuori una cosa. Ma se avesse fatto anche un da caso brividi. Di pallino, se avesse fatto anche il pallino, forse avrebbe potuto fare anche Steola. Sponde biglia per Di Caterino. Qua. Sai che potrebbe anche giocare un tiro a chiudere? Ma giro a volare, però sponde biglia, giustamente. Manca 8 punti a Gualemi, poi se ti fa un altro capolavoro te li fa. Ma questo sponda biglia viaggia molto bene, viaggia molto 4 bene. 4 punti per Di Caterino. 149, incredibile, incredibile. 149, che cosa ha tirato fuori Di Caterino in questo momento? Non era semplice questo sponde biglia, bravo, bravo davvero. E conosco anche qualcheduno che è arrivato a 149. Fa ondi. Sponde palla per Gualemi, a cui non scorre la stecca. 149 è anche il record di ascolti, siamo a 3,43 in diretta. Siete stati davvero, davvero tanti e vi ringraziamo, perché ci fa tanto tanto piacere questa cosa. Sponda biglia per Gualemi, 8 a chiudere. E non ci credo, questa va verso Castello, vediamo quanti brilli fa. 8 punti di 8, Matteo Gualemi che tira fuori. 3 brilli, mamma mia. Una chiusura da manicomio di Matteo Gualemi. Incredibile, incredibile. Un finale incredibile. Finale thriller. Ancora posso una dire volta che sto male per Di Caterino. Mamma mia, povero, dai. Diciamo che intanto siamo inquadrati. Il vincitore morale di questa gara è Giuseppe. Non io ce ne davvero, vogliono ecco, i sostenitori di Matteo. No, ma noi tifiamo sempre per Matteo, ma questa volta Pino davvero ha meritato questa finale, anche se poi Matteo ci ha fatto vedere con quella... Sì, ha fatto gli ultimi due colpi da fantascienza, soprattutto quel girone, però per come aveva giocato quello sponda biglia, consentimi, che forse Di Caterino sì, insomma, si meritava, anche perché sì. Poi alla fine qual è il discorso? Che Gualemi vincerà, gli auguriamo di vincere sa Dio quante gare. Di Caterino chiaramente, insomma, è un po' meno abituato a giocare le finali, non è che è detto che abbia un'altra occasione, anche se giocando così sicuramente gli ricapiterà. Però insomma, tanti in questo caso se lo meritava. Da parte nostra a Pino Di Caterino, che ha fatto una grandissima gara.